Ciao, oggi voglio rispondere a un'altra domanda che mi è stata posta su Instagram. Ti lascio come sempre qui sotto il nome del mio profilo affinché tu possa seguirmi e fare anche tu a tua volta le tue domande, che poi chi lo sa, magari verranno poi trasformate in un video come questo. Allora, questa domanda verteva sul fatto di non avere budget per le inserzioni su Facebook. Ovviamente necessito di fare una piccola premessa prima di addentrarmi in questo discorso, ovvero che ovviamente stiamo parlando dell'utilizzo di Facebook in termini di business, quindi ovviamente bisogna avere un business, avere una pagina. Tutto quello che sto per dirti non c'entra in alcun modo, per alcuna ragione, con l'utilizzo di Facebook privato, quindi per sentire l'amico, spiare la ragazza che ti piace, piuttosto che altro, ok? Detta questa premessa, siamo pronti per iniziare. Molte persone sentono parlare magari delle inserzioni di Facebook, no? Facebook Ads si chiamano, quello poi è il nome perfetto, il nome che Facebook stesso gli ha dato, e ne rimangono incuriositi, viste anche le numerose potenzialità, no? Il poter raggiungere un pubblico in target, quindi che risponde a dei requisiti che noi scegliamo e dei quali necessitiamo, visto che la maggior parte delle persone d'Italia, se non tutte, ma vabbè, comunque una gran parte delle persone è direttamente su Facebook ogni giorno. Prova ad andare a mangiare fuori una pizza e vedrai che le persone sono sempre più attaccate al cellulare. Ora, senza entrare nel merito se questo sia giusto o meno, non voglio assolutamente far polemica, però ovunque ti giri ci sono sempre più persone attaccate al cellulare e qualcosa faranno, quindi al di là di che cosa possono fare, sicuramente almeno una volta e almeno per 20 minuti ogni singolo giorno, perché queste sono le statistiche che parlano, gli utenti si collegano su Facebook. Quindi è palese che nel momento in cui una persona ha una pagina Facebook perché magari vuole acquisire contatti, perché magari vuole promuoversi nel modo giusto, gli si accenda quella lampadina e dica: beh, perché no, potrei usare anch'io le inserzioni di Facebook, magari ho sentito quel guru che me ne ha parlato bene, magari ho sentito quella persona che mi ha detto che ha ottenuto dei risultati grandiosi e magari posso arrivare anch'io a raggiungere quei risultati. E quindi davanti a un grandissimo entusiasmo le persone poi vogliono addentrarsi a tutti i costi in questo mondo delle Facebook Ads. Il problema qual è? Inizialmente il problema non c'è, perché ovviamente le inserzioni di Facebook, a patto che si conoscano tutti gli strumenti, tutti i parametri da calibrare correttamente, sono effettivamente uno strumento ad oggi che registro veramente veramente efficace e che può condurre a dei risultati veramente interessanti. Tuttavia, se c'è una parte delle persone che si vogliono fiondare a capofitto nelle inserzioni di Facebook, c'è anche chi tira un po' il freno a mano e pensa che non sia il caso, o meglio, non dispone di un budget o non vuole destinare un budget, prendetela come volete, per le inserzioni di Facebook. Questo sì è un problema, ok? A differenza della persona che si fionda e magari anche se non ha ancora una strategia pronta, però va già a integrare nel suo possibile futuro o comunque nel suo business le inserzioni di Facebook. La persona che invece decide di tirare il freno a mano e si ferma pensando che anche se non hai budget riuscirai a raggiungere tantissime persone e a convertirle, e ci tengo a precisare una cosa: convertire significa trasformare una persona magari da un semplice visitatore, da una persona che ti sta guardando, a un acquirente che magari ha comprato un prodotto, ha richiesto una dimostrazione, ha lasciato i contatti per un appuntamento, ok? Giusto per fare un attimo una precisazione su che cosa si intende per conversione. Ma bisogna affrontare una cosa: le pagine su Facebook sono sempre di più, ce ne sono tantissime. Prova a cercare qualcosa che ti piace su Facebook e vedrai che almeno per la stessa nicchia, per lo stesso motivo, per lo stesso argomento, ci sono veramente almeno 5 alternative diverse. E qui non entro nel merito di chi sia meglio, chi opera meglio, chi crea contenuti più interessanti, eccetera, eccetera. Ma quello a cui voglio farti pensare è che ovviamente c'è tanta domanda, ma c'è tanta offerta. Il problema qual è? È che se tu pensi di lavorare unicamente sull'organico, cioè non spendendo, non investendo, perché poi la parola giusta è investire, non investire del budget nelle tue inserzioni di Facebook, hai un pubblico potenziale, cioè un gruppo di persone che puoi raggiungere veramente molto limitato. Perché ti dico questo? Perché non spendendo in inserzioni Facebook corri tre rischi. Il primo, di ottenere dei risultati, se mai li otterrai, molto più lentamente. Perché uno dei vantaggi delle inserzioni Facebook è sicuramente quello di divulgare velocemente le tue informazioni e fare in modo che queste siano accessibili a tantissime persone interessate a te. Il secondo problema che nasce è il fatto che
ti rivolgi unicamente a un pubblico circoscritto. Se la tua pagina ha 100 fan, solamente una piccola percentuale, che è inferiore al 10%, vedrà i tuoi post. Quindi, se ad esempio hai 100 fan, fatti dei conti e non sono poi così tante persone. E il terzo errore è che non puoi puntare come strategia di marketing sulla condivisione. A meno che tu non stia facendo un contenuto viralissimo, sarà veramente molto difficile che le persone, o meglio, che tantissime persone pari a quelle che potresti raggiungere con le inserzioni di Facebook condividano il tuo contenuto. Questo perché se provi anche a cercare qualsiasi contenuto virale che ti è piaciuto, è virale perché spesso è, diciamo, un contenuto di poco valore, no? Magari è un episodio simpatico, magari è una cosa divertente, ma di fatto non condivide nulla. Quindi questi sono i tre errori, le tre conseguenze che incorri se non intendi inserire o integrare una situazione di Facebook Ads, almeno nel medio e lungo termine, per la tua pagina Facebook. Senza contare che, come ti ho già detto, rallenti drasticamente i risultati potenziali che potresti raggiungere, proprio perché le inserzioni non solo hanno il vantaggio di raggiungere appunto le persone in target, quindi che sono interessate a quello che puoi vendere o offrire, ma lo fanno anche velocemente. Quindi il mio consiglio qual è? Inizialmente abbatti questa credenza interna ed esterna, indipendentemente che tu lo pensi per una tua ragione o perché qualcuno ti ha consigliato di fare così, di non usare le inserzioni di Facebook. A meno che ovviamente non hai tipo 3, 4, 5 vite da dedicare a questo business e aspettare che i risultati avvengano da soli. Quindi questo sicuramente è il primo consiglio che ti do. Il secondo, non partire con somme che non puoi permetterti, cioè se tu non puoi permetterti 1000 euro al mese di budget pubblicitario su Facebook, non sperare di investirlo e non, potremmo dire, complicarti la vita al punto che non inizi neanche a fare le inserzioni perché non hai quella somma. Piuttosto parti con un budget limitato, investito, inserito correttamente e che segue esattamente i parametri. In questo modo sei sicuro che anche se vai a giocare con somme piccole, però sono investite nel modo giusto e veicolate alle persone giuste. E quindi già questo ti creerà grandissimo movimento. E quindi non puoi andare avanti senza integrare le inserzioni in Facebook, le Facebook Ads. L'importante, terzo punto e terzo consiglio che ti do quest'oggi, è di sapere come impostare correttamente le inserzioni di Facebook. Credimi, c'è tantissima confusione là fuori. Spesso magari si cerca di provare una cosa perché il guru di turno ci ha detto una cosa, un'altra persona ci ha detto di provare un'altra cosa, e alla fine finiamo esclusivamente solo per fare tantissima confusione e non portarci a casa nessun risultato. Quindi assicurati di metterti nelle migliori condizioni per comprendere come funziona il meccanismo delle inserzioni di Facebook e le Facebook Ads, in modo tale che riuscirai a creare delle inserzioni che non solo daranno valore al tuo business, non solo ti genereranno dei risultati, ma che investiranno al meglio il tuo budget, anche se inizialmente partirai con dei budget limitati. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, un commento qui sotto e iscriviti al canale.